Alessandro, si è parlato tanto di te qui a Teramo, finalmente sei qui. Quanta, c'è stata tanta attesa e in tutta questa attesa tu che cosa hai fatto oltre ad essere andato in ritiro nel Torino, che non è cosa da poco? Hai anche parlato con Zichella, ci risulta. Sì, ho sentito il mister, sapevo dell'interesse del Teramo fin dall'inizio del mercato, poi appunto questa esperienza col Torino mi ha tenuto con loro a lungo, e poi dal 20 agosto, come ho detto, si è conclusa la trattativa che mi rende felice essere qui, e l'obiettivo è quello che volevo, quindi adesso sono pronto a fare bene in questo campionato. Si è detto da Torino che avevi molto colpito Mazzarri, in cosa? Penso nel lavoro quotidiano, durante gli allenamenti tutti i giorni e anche sul ritiro. Ho sempre cercato con molta umiltà, perché essendo l'ultimo arrivato, un giovane che arriva in prima squadra, penso che l'umiltà sia la prima cosa che deve portarsi dietro. Ho cercato di fare il mio e evidentemente è andata bene. Ci hanno detto di te di un giocatore molto duttile, puoi giocare terzino destro, sinistro, anche centrale, ci hanno detto bene. Sono a disposizione del mister, quindi dove ha bisogno, dove c'è spazio e bisogno, appunto io mi metto a disposizione della squadra e del mister, e sono pronto a dare il meglio. È la prima esperienza fuori dal mondo primavera, sei curioso anche tu di cimentarti in una realtà professionistica? Sì, molto curioso, perché appunto essendo la prima esperienza sono sicuro che mi formerà dal punto di vista del calciatore, ma anche dal lato umano, quindi anche per la piazza importante che è Teramo e dove mi trovo, quindi sono molto pronto e penso sarà un'esperienza formativa. Ecco. Sei arrivato da pochissimo, ma hai trovato tanti ragazzi come te, tanti ragazzi giovani. Pensi che possa essere effettivamente una squadra, un giusto mix tra giovani e più esperti vincente? Sì, penso di sì. Ho già conosciuto gran parte del gruppo, i giovani, mi sembra un ottimo gruppo con cui si può lavorare bene, un gruppo coeso, quindi secondo me faremo bene. Ecco.